prima edizione dell'anno dell'emigrante 2015, una cosa che a Gaeta non era mai successa, quindi un evento che ha un'importanza considerevole perché, come già hanno ricordato prima di me, l'emigrazione da Gaeta è stato un fenomeno che ha segnato in profondità il nostro territorio, la nostra cultura, il nostro vivere. Tra l'altro, in mezzo agli emigranti convenzionali, io voglio ricordare anche gli emigranti a tempo, no? I tanti marittimi che lasciavano le famiglie, bravo, ricordo negli anni 50 e 60, anche per 18 mesi, tornavano, trovavano i figli grandi, anche quella è stata una forma di emigrazione da parte della nostra città e da parte dei nostri papà, dei nostri nonni, insomma di chi ci ha preceduto. Bene, io devo semplicemente dire due parole per poi introdurre a un video che vi farà capire anche dal punto di vista visivo cosa ha significato l'emigrazione per il nostro territorio e per il paese in generale. Intanto prego il service, forse sarebbe opportuno avere un microfono senza fili perché questo non funziona troppo bene, quindi vediamo se riusciamo ad avere un microfono un po' più idoneo. Benissimo, intanto voglio ringraziare come sempre questo palcoscenico straordinario che devo dire mette sempre un po' di emozione, il Cinemariston, ormai sono 62 anni che la famiglia Simeone con grandissimo coraggio, devo dire, porta avanti questa attività, per cui facciamo un bel applauso a chi ospita questa manifestazione a Cinema Teatro Ariston, il salotto buono, mi piace definirlo, della nostra città. Benissimo, questa manifestazione, questo evento è un evento che, come avete visto, non ha scopo di lucro, non c'è stato un biglietto da pagare, per cui siamo qui, ma abbiamo deciso insieme a tutti gli organizzatori e promotori dell'evento di dare comunque un riconoscimento dalle offerte e da qualche altra risorsa che sarà possibile tirar fuori da questo evento per l'AIDO, bene, Associazione Italiana Donatori Organi, me l'applauso, io ho qui in sala Vincenzo Sinno, che è il presidente del gruppo comunale di Gaeta, che vuole salutare la platea e dire due parole, credo, sul grande lavoro che l'AIDO porta avanti nella nostra città. Vincenzo Sinno, presidente AIDO Gaeta. Buonasera a tutti. È il mio dovere questa sera essere qui e ringraziare tutti quanti coloro che hanno fermamente voluto questo evento, di aver pensato alla nostra associazione. L'AIDO è un'associazione nazionale, italiana per la donazione di organi, tessuti e cellule, che è un onlus, quindi non ha assolutamente scopo di lucro, è un'associazione apolitica, apartitica, il cui unico fine è quello di diffondere sul territorio la cultura della donazione. E questa sera sono particolarmente contento, lo dicevo a tutti coloro che mi stanno vicino in questo percorso, che è, dicevamo, è un semino piccolo che abbiamo seminato, anche se sono 22 anni che siamo sul territorio. Sono particolarmente contento perché è stata la prima vera risposta da parte della cittadinanza al nostro credere in questa iniziativa. E quindi per noi è una serata particolarmente importante. Sono qui per ringraziarvi e per dirvi che questa cultura, la diffusione di questa cultura è importantissima, perché donare innanzitutto è un atto incondizionato di amore e di generosità, ma oggi purtroppo il trapianto è diventato l'unica forma di terapia per guarire da numerosissime malattie che avevano in altri tempi un esito inevitabilmente infausto. Però è pur giusto che ciascuno di noi ricordi che soltanto un terzo di pazienti possono raggiungere questo fine, un terzo di pazienti gravemente malati. Perché? Perché c'è una scarsità di donazioni di organi. Non perché noi non abbiamo le strutture, perché ce l'abbiamo, sono anche eccellenti nel nostro paese, ma purtroppo il numero delle persone disposte a questo atto d'amore deve crescere ancora. È cresciuto, ma deve crescere. Quindi con questo augurio io vi lascio assolutamente a tutti coloro che brillantemente ci faranno trascorrere questa serata, e penso che queste poche parole possano lasciare in voi perlomeno un sentimento, un pensiero a questa cosa che noi facciamo. Grazie a tutti. Grazie.